se non ora quando, ancora 8 giornate al termine del campionato, per le calabresi è già tempo di tirare le somme? Per evitare drammi sarà meglio affrontare ogni gara come se fosse l'ultima. Nel prossimo turno solo la Vibonese potrà sfruttare il fattore campo. La squadra di mister Campilongo, ancora condannata alla retrocessione diretta, ospiterà la Fidelisandria, una delle formazioni candidate alla corsa playoff ma in affanno nelle ultime gare. I pugliesi infatti sono reduci da 2 sconfitte, una delle quali proprio nella trasferta calabrese a Cosenza. L'Andria quindi tornerà in Calabria a caccia di punti e di riscatto. Giocheranno in trasferta le altre 3 calabresi, il Catanzaro a muso duro contro la Juve Stabia, formazione temuta e attualmente quarta forza, quella campana, ma che nel 2017 non è riuscita ancora a vincere una partita tra le mura amiche. L'ultima è ferma infatti al 23 dicembre. La Regina si prepara alla trasferta siciliana contro il Siracusa, reduce da 5 vittorie consecutive, successi che hanno proiettato gli azzurri verso la parte alta della classifica. Riusciranno gli Amaranto a fermarli? Scontro diretto, quello che riguarda il Cosenza, sempre più in crisi. I rossoblù sfideranno la Casertana, appaiata in classifica con 43 punti. La posta in palio dunque è fondamentale per entrambe le formazioni. Maria Chiara Sigillò per la CNews 24.